Ciao, sono Federico e questa è Dandy Cuisine. Oggi propongo un'altra rivisitazione. Facciamo un bel risotto alla carbonara. L'altra volta la mollica, stavolta ci spostiamo dalla Sicilia a Roma. Per questa ricetta abbiamo bisogno di riso carnaroli, burro dopo per mantecare, pecorino romano invece del parmigiano per mantecare, del guanciale, un goccio di aceto di vino bianco e delle uova, però solo il rosso d'uovo. Dov'è il mio fantastico assistente dell'altra volta? Fantastico, addirittura. Eccoci qua. Ciao. Ma tu sei sicuro di quello che stiamo facendo? Uno dei piatti più sacri della tradizione italiana. Sì, e ho anche una sorpresa per te. A sto giro è un cappello. Eccezione. Ora sei un assistente dandy, perfetto. Accendiamo prima l'acqua. Accendiamo prima la piastra che è scollegata. Ok, inizio a toglierti il cappello. Nel frattempo dobbiamo tagliare il guanciale, pollice dietro alle varie dita, così puoi guardare la telecamera, fare il figo e non tagliarti e non ti parte nessun dito. Vuoi provare te? Va bene tenerlo qui così No, sulla. perché No, fai più a me tiene pressione, una dovresti delle. tenerlo sempre in questa maniera qua. Accendiamo intanto sotto la piastra, non aggiungiamo né olio né niente perché alla fine usiamo il grasso del guanciale. Di qua invece andiamo a grattugiare il pecorino, preferisco grattugiarlo da questa parte di qua. Grattugi tu o rosoli tu il guanciale? Vai, tutto in padella. E vuoi anche una risposta? Gli rispondiamo? Sei intelligente, sì. Vorrei soltanto sapere come è nata l'idea di questa ricetta. Siamo sempre lì, siamo sempre a fantasticare. Una sera avevo una cena e ho detto, beh, come possiamo stupire l'altra persona ospite? Era un ospite di Roma, ho detto, beh, facciamogli una carbonara. Spaghetti non ne avevo a casa, pasta lunga, fresca non ne avevo. È uscito fuori, ho detto, beh, c'è il risotto, facciamo il risotto. Hai rischiato. Ho rischiato, sì, il linciaggio. La sto riproponendo, quindi vuol dire che è andata bene. Senti che profumino di grasso. Maiale. Adesso il riso andiamo a tostarlo direttamente qui o No, togliamo? no, togliamo il guanciale, lo mettiamo dentro a una ciotolina. Tac. E lì nel grasso del maiale andiamo a rosolare il riso, così si insaporisce ancora di più. Faccio io prima che ti sporchi il grembiule nuovo. Iniziamo a cuocere il riso. Te le ricordi le quantità di riso da mettere per una persona? A me era piaciuta molto la teoria del cortile. Del mestolo? Se è un mestolo classico, ne mettiamo uno. In questo caso, che è mezzo mestolo, ne mettiamo due per una persona. Te la ricordi la tostatura? Quando capisci che è pronto il riso dopo essere tostato e quindi aggiungi l'acqua di cottura? Quando lo vedi trasparente. Il chicco trasparente non lo Ma sì, sapevo. inizia a Quando diventare inizia? lucido. Ah, quando lo Lucido. senti caldo. Bravissimo, quel momento lì che è caldo aggiungi l'acqua di cottura. E l'acqua di cottura deve stare a? Perché Vedo del riso. sennò diventa riso? Bollito. E un 6 glielo diamo. Apriamo le uova. Rosso di qua, bianco Quello di qua. bianco di Facciamo là. un controllo qualità. Sì, no, giusto. Qui cosa ci metti? Stai mandando in confusione, zio. Sì, oppure zio adesso. Uno Per una posso. persona ne mettiamo due. Ovviamente, come l'altra volta, come ho fatto vedere, il risotto lo tosto senza vino bianco, senza aglio, senza cipolla, senza niente di tutto questo. Boh, qua cosa ci va adesso? Pecorino. Prova con la frusta, dai. Tu frusta. Adesso direi di sostituire la frusta con la forchetta. Se no, adesso vedrai che un botto di insulti, frullatore immersione. Utilizzerò il frullatore d'immersione per. L'immersione è l'innovazione. Metto sempre l'innovazione in tutto, quindi anche negli utensili da utilizzare per semplificarmi e per essere più spicci. Esistono quelle fantastiche buste di pecorino già grattugiate. Si prendono quelle, si aprono e quelle si sciolgono meglio. Giusto, pezzi di pecorino, fai il figo, fai lo sborone, però Poi poi apri la bustina. è la bustina. Il riso va avanti di cottura. Sai cosa ci manca? Un pizzico di sale e di pepe che non trovo. Adesso la mia assistente te lo procura. Figati, sei fatto pure un assistente test. Fantastico. Quando capisci che il riso è pronto? Che c***o ridi? Quanto tempo è passato da quando abbiamo messo su? Sono passati 8 minuti. Quanto tempo ci vuole per cuocere il riso? 15. Quando è che mettiamo l'uovo? Vediamo se te lo ricordi, l'ho detto prima. Fai il figo, poi non ti ricordi le cose. Sicuramente fuori dal fuoco, tra 3 minuti.
da 3 minuti. E il guanciale quando lo mettiamo? Alla fine, a decorare. Quasi a metà cottura andiamo a mettere il guanciale all'interno del riso, così inizia a insaporire bene il riso. A me inizia a far male il braccio. Ah, ma guarda che potevi smettere 5 minuti fa. Potevi smettere 5 minuti fa. E allora continua. Però ci sono ancora dei grumi, vai, vai, vai. Aspetta, vadi, si appropin qui. Provi a controllare qua se si è incastrato qualcosa col ditino. No. La mantecatura, fuoco spento, aggiungiamo pecorino rimasto, dai. Burro, vai. Perché faccio l'onda? Per controllare aria. Smorziamo con un po' di aceto, perché cosa fa l'aceto? L'aceto, essendo un acido, va a contrastare la parte basica del riso e a contrastare la parte basica del riso. Sai che alcuni usano anche la salsa di soia, quella però non salata. L'uovo adesso. Lo metti tutto? Sì, mettiamoglielo tutto. Aggiungiamo pepe qua. Sì. Allora, questo è il piatto che hai scelto. Sì. Adesso iniziamo a impiattare. Cosa facciamo? Assaggiamo? Venghi, venghi, si appropin qui in mezzo a dei baldi giovani. Vado, è buonissimo. Bene, adesso potete anche andare, perché noi dobbiamo mangiare, era solo un assaggio. Seguitemi su Instagram e... Seguite Cucina da Uomo, su Instagram, su Facebook, su YouTube. Un saluto a tutti. Ciao Roma!